Ci troviamo in città metropolitana di Torino per una nuova puntata di Connettere l'Ambiente. L'anno scolastico sta per concludersi e per l'occasione la città metropolitana di Torino ha deciso di premiare alcune scuole che hanno lavorato per i progetti di sviluppo sostenibile. Volevo chiederti come mai le agenzie formative e le scuole si occupano di ambiente. Ti ringrazio per questa domanda che è il focus della giornata di oggi. Oggi abbiamo qui con noi 23 tra scuole e agenzie formative che stanno lavorando con noi per lavorare sulla costruzione di nuove competenze e di una nuova cultura necessaria per la transizione e per lo sviluppo sostenibile. La città metropolitana di Torino ha approvato a dicembre la propria agenda per lo sviluppo sostenibile. Questa agenda individua delle sfide che dobbiamo assolutamente superare per perseguire realmente uno sviluppo sostenibile, individua traiettorie di sostenibilità, ma senza la costruzione appunto di una cultura e di competenze nuove, diciamo che non abbiamo dove andare. Quindi queste scuole, queste agenzie stanno lavorando con noi, hanno lavorato con noi nell'ultimo anno, ci auguriamo che continuino a lavorare nell'ambito di una rete di attori che deve però ampliarsi, che devono in qualche modo appunto costruire queste competenze, colmare quelli che sono fabbisogni formativi che sono veramente strategici per questo sviluppo sostenibile. Scuole e agenzie hanno lavorato in due azioni nello specifico, una che lavora appunto sulla possibilità per il territorio di lavorare in rete su questi obiettivi e un'altra più legata alla predisposizione di uno strumento che aiuterà agenzie e scuole a essere esse stesse in transizione e sostenibili. Oggi ricevono dei beni tecnologici, in particolare oltre ai tablet ricevono delle videocamere a 360 gradi e dei visori per fruire poi del materiale prodotto, perché riteniamo che queste competenze si possano costruire solo sul territorio e in relazione col territorio. Quindi questa strumentazione aiuterà studenti e docenti a uscire sempre di più dalle aule a costruire nuove progettualità. Ciao Manuela, volevo chiederti il legame tra l'ambiente e l'agenzia formative. Diciamo che ciascuna agenzia ha un po' seguito il proprio, ha deciso di applicare il proprio approccio, no, per lo sviluppo del tema. Sicuramente tutta questa attività che sta facendo la città metropolitana ci aiuta in qualche modo a fare rete rispetto al tema e quindi in qualche modo a seguire la stessa direzione e quindi insomma, in prospettiva l'idea è proprio quella di andare verso azioni il più possibile coerenti e integrate e sicuramente anche gli strumenti per cui ci è data la possibilità di ricevere e di utilizzare potranno contribuire a questo obiettivo. Volevo chiederle il rapporto tra la scuola e l'ambiente. Allora, diciamo che per il liceo Porporato il rapporto tra la scuola e l'ambiente è un rapporto complesso. È nato intanto il tema, è stato portato al centro della scuola alcuni anni fa, siamo già nel 2016-17 col progetto AVER, che ha consentito all'interno dell'indirizzo LES di fare una curvatura dell'indirizzo proprio su questi temi, quindi ragionare sull'economia circolare, ragionare sulla sostenibilità, ragionare sulla mobilità. Direi che il tema della mobilità sostenibile per noi è stato un tema portato avanti in questi anni. Pensate che lo scorso anno che si riprendevano i viaggi di istruzione, per la prima volta in qualche modo si è organizzato un viaggio di istruzione in bici da Pinerolo a Saluzzo. Uno dice, ma perché da Pinerolo a Saluzzo? Perché si voleva valorizzare la pista ciclabile e incontrare proprio gli enti locali e le aziende che operavano su questa pista ciclabile per vedere anche come la pista poteva essere valorizzata in un'ottica di mobilità sostenibile. La stessa insegnante che ha fatto questa cosa l'anno scorso, quest'anno ha organizzato un viaggio di istruzione interamente in treno. Ecco, da anni le linee guida per i viaggi di istruzione delle scuole insistono sul fatto che si facciano viaggi in treno, invece le scuole promuovono viaggi
viaggi in aereo con la scusa che sono low cost, ma in fondo noi siamo delle pubbliche amministrazioni, quindi dovremmo in qualche modo, secondo me, promuovere la sostenibilità. Ad esempio, da noi la raccolta differenziata è oggetto di una valutazione nell'ambito dei progetti di educazione civica, e poi stiamo ragionando su app che in qualche modo promuovono la sostenibilità, in particolare con un'associazione che si chiama Ashargan, stiamo promuovendo proprio un progetto che sensibilizza su questi temi.